Buongiorno a tutti, buonasera, buonanotte, dipende da quando state vedendo questo video, ok? Mi chiamo Francesca, spero che mi abbiate incontrato nei video precedenti e sono un'insegnante di Tai Chi Chuan Qigong e in generale di alchimia interna taoista. Questo video fa parte di una playlist, quindi se non avete visto gli altri video andate a vedere la descrizione sotto, cliccate sul link alla playlist e li potete vedere tutti quanti. Ed è riguardo gli ultimi movimenti e i cambi di direzione nella forma di Tai Chi Qigong che sto presentando qui. È una forma breve, all'inizio della playlist c'è tutta la forma, scusatemi, l'ho fatta in inglese quella, ma tanto non importa, perché non descrivo nulla, cioè sono i movimenti della forma, il resto dei video sono la descrizione. Anche qualcuno mi ha chiesto, dice, ma come mai c'è quella sedia sempre lì? No, forse non è proprio il meglio, non è bello neanche vedere me che cammino verso la sedia, però mi serve per mettere a fuoco la camera, perché non ho nessuno che mi sta facendo un video, faccio tutto da sola, e quindi così è. Adesso... L'ultimo video avevamo lasciato con un movimento che si chiamava doppia frusta e questo movimento, se avevamo cominciato la nostra forma in questa direzione, la direzione della camera, ok? Questo movimento, lo ripeto un attimo, andava più o meno così, anzi non più o meno, proprio così. Okay? E si forma una chi ball, una palla di energia, qui, spalle rilassate, il mio corpo si è proprio arrotolato in questo modo, ho fatto un cavatappi praticamente, il mio peso è quasi tutto sulla gamba frontale, in questo caso la destra. Adesso mi svito, ok? Sto così, sto seduta e lascio la forza elastica espandersi nel mio corpo, ok? Allora, questa posizione è chiamata la posizione del gatto e di nuovo non c'è nessun peso su questa gamba, la gamba yin. Tutto il mio peso è sulla gamba destra e sono seduta. Attenzione a non sedersi davanti, fa malissimo alle ginocchia, dovete sedere dietro. Se non potete stare seduti bassi, state seduti alti, ma dietro non così, ok? Se no le ginocchia le buttate dopo un mese di pratica, ok? Allora qui, quindi respiro nella parte lombare. Se non avete visto la playlist riguardo all'Iron Shore Qigong, per favore fatelo, perché lì spiego cosa significa l'espansione delle giunture, come stare in struttura. Tai Chi è struttura in movimento. Ok? Qui. Adesso, da questo punto, quindi il primo movimento che faccio è questa dalla doppia frusta. Ho finito il movimento di doppia frusta qui. Mi svolgo la forza elastica. Adesso tendo la parte dietro della mia gamba, tirando la punta del piede verso yin, del piede yin sinistro in questo caso, verso di me, col tallone spingo e apro la mia posizione. Tutto il peso è ancora qui, la mia posizione la apro in modo che qui ci sia una volta l'ampiezza delle mie spalle e qui pure. Praticamente questo è tutto lo spazio che prende questa forma, una forma tascabile. Mi siedo e comincio a girare, quindi ero così, uno, questo è un movimento di passaggio comunque, comincio a girare le mie anche e il mio braccio sinistro col gomito è allineato qui, con l'inguine sinistra, la zona inguinale sinistra, il qua sinistro. Giro e anche, giro la mano sinistra,
tirando con pollice e indice, continuo il mio, la mia curva, e adesso sto guardando la parte opposta di dove ho cominciato, e la mia mano comincia a girare, continuo la curva con le mie anche, mi siedo dietro, questa mano adesso guarda davanti, palmo avanti, e poi spinta frontale, sì, cioè frontale col mio corpo, ma visto che le mie braccia sono in diagonale, quando apro il punto, la schiena, nella zona toracica T4 e T5, la forza si sposta diagonalmente da questa parte, da tutte e due le parti. Fine di una direzione. Adesso la faccio vedere, diciamo, in questa, da questa parte, in modo che possiate vedere gli stessi movimenti da un altro punto di vista. Quindi avevo finito la mia doppia frusta, mettiamo che stavolta l'ho finita qui, dico stavolta perché le direzioni nella forma si ripetono, quindi ci sarà effettivamente una volta in cui la farete in questa direzione. Ci arriviamo tra poco. Quindi finisco la mia doppia forma qui, la mia doppia frusta qui. Bella tutta tirata, come un cavatappi. Svolgo. Attenzione, non è così, qui. Spazio, 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 spalla bassa. Vedete l'apertura? Continua con il movimento delle anche. Mi siedo dietro. E mi svolgo di fronte. Ok? Fine di una direzione. Adesso dobbiamo vedere come passare da una direzione all'altra, perché questa forma si ripete in ogni direzione, in alcune anche due volte, nord e sud ripete due volte, si ripete in ogni direzione e poi viene fatta simmetrica. Quindi per esempio adesso ho finito un movimento di questo genere, ci sarà anche un movimento di questo genere. E adesso vediamo come. Partendo dall'inizio, la prima direzione che dovrebbe è il nord. Questa forma si parte verso nord e finisce a sud, qui. Poi torno indietro, mi siedo, rilasso il braccio destro al mio fianco, il sinistro viene verso il plesso solare, oltre al plesso solare e oltre il plesso solare e il cuore. E poi ricomincio, come era all'inizio della forma, subito dopo l'introduzione. Vado avanti e prendo la mia palla. Riconoscete da qui la forma? Ok? Adesso lo faccio vedere anche in un'altra direzione questo cambio. La signora si guarda allo specchio. Conoscete questi movimenti? Spero di sì. Comunque prendete tempo a studiarveli, doppia frusta, movimento che c'era nel video precedente. Quindi ho cominciato a nord, ho finito a sud, adesso mi sono voltata verso ovest e finisco ad est. E qui potete vedere meglio questo movimento che prima avete visto di spalle. Il braccio destro ritorna più o meno giù alla gamba destra, il sinistro tra plesso solare e cuore o vicino al plesso solare di fronte. Prendo la palla, piego e mi volgo verso sud. Ultima direzione della forma. Sud.
Ricomincio tutti i miei movimenti. Doppia frusta. Eccomi qua. Adesso vedete? Sono tornata a nord. Nella stessa direzione a cui ho cominciato la forma. Di apertura, ok? Con il movimento di apertura, che era questo, no? Lo faccio meglio, scusate. Questo movimento non si ripete più nella forma, ma questo sì. Quindi avrei cominciato da qua, che è anche quello che dopo che finiamo da una parte, no? Ricominciamo, eccolo qui, finito qui, questo movimento. Quindi ho finito a nord, da dove ho cominciato, in questa posizione. Adesso c'è un altro movimento che mi consente di cambiare la mia posizione in modo da fare tutto simmetrico dopo. Stessi movimenti ma simmetrici. Si ripete anche questo una volta sola nella forma. Rilasso, si chiama cullare il bambino, ho un bel bimbotto qui tra le mani. Formo la mia cibola, attenzione, spalla, movimento dalla scapola. Qui. E ricomincio. Ricomincio a nord. Eccomi qua, questo lo potete vedere anche nel video iniziale. Ok? Quindi finirò a sud, spero abbiate risposto. Finirò questa direzione a sud. Qua. Adesso braccio sinistro in questo caso giù, quello corrispondente alla gamba dove mi siedo. Braccio destro, plesso solare o plesso solare cuore. Prendo la palla e mi giro verso est in questo caso. Questa è la mia cagna cavi che si dovrebbe spostare, grazie. Via, qui. Ripeto la direzione est, cioè ripeto, faccio per la prima volta la direzione est. Est e ovest nella forma si ripetono una volta sola, nord e sud due volte. Comincio ad est e quindi finisco ad ovest. Cambio di direzione, non di simmetria di direzione, e ricomincio a sud. Quindi questa è la seconda volta in tutta la forma che faccio la direzione sud, mentre est e ovest sono viste una volta sola. Qui, doppia frusta, uno,
due, tre. Fine della forma, c'è un movimento di chiusura, anche questo si vede una volta sola perché è la chiusura della forma. Quindi sono ritornata a nord, saluto il cielo, mi siedo verso dietro, ok? Mi siedo, le mie scapole ritornano indietro, indietro, in basso, al centro. Posso aprire le mie mani guardando il cielo. Ringrazio il cielo. L'essere umano tra cielo e terra. Ritorno alla terra. Nel canale centrale. Energia tra cielo e terra. Cuore, Tantien, rimanendo in contatto con tutto il nostro bellissimo universo, tra cielo e terra, noi, che armonizziamo queste due energie. Grazie. Se avete domande, per favore contattatemi tramite la mia email. Guardate la pagina Facebook, ce n'è una in italiano, ok? E tutti i link sono qui sotto nella descrizione, quindi basta che cliccate di più sulla descrizione, guardate i link, ok? More veramente in inglese. Guardate i link, ci stanno quelli alla tutta la playlist, le mie pagine Facebook, la mia pagina web. Se potete, per favore, pochettino, potete donare. Tramite la pagina web, cliccando su donazioni, va bene tutto, ok? E grazie, ci vediamo, aggiungerò altri video, con questo abbiamo finito la base della forma, cioè i movimenti, proprio i movimenti fisici, c'è tanto anche qui da goderseli, da studiarseli, da sentire quanto è bello muoversi. Andate a vedere anche le altre playlist riguardo al sorriso interno che si può fare nel Tai Chi, eccetera. I prossimi video che aggiungerò piano piano, sono già là, dipende da quando vedete questo, saranno riguardo alla forma nelle sue modi, in modi vari modi di praticarla, quindi con la meditazione, con il movimento della palla di energia, con i meridiani, che tipo di meditazione per fare cosa, eccetera. Insomma, c'è tantissimo da godersela. Grazie e a presto, sia qui che in Italia, forse, se mi volete contattare. Ciao!